Signori, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti invece a coloro che non mi conoscono e sono capitati su questo fantastico canale. Chi sono io? Sono Riccardo, sono lo stratega della seduzione, punto di riferimento in Italia del 2018 per quel che riguarda seduzione, approccio di ragazze, dinamiche sentimentali, relazionali, insomma il tizio che vi dà i consigli sentimentali, vi aiuta con la vostra vita amorosa, ovviamente a pagamento perché questo è il mio lavoro. Sono una persona che può fare sicuramente per te nel caso avessi problemi appunto di natura sentimentale, hai conosciuto una ragazza, non sai come approcciarla, c'è la collega di ufficio che, o semplicemente vuoi imparare la seduzione dalla A alla Z. Come faccio questo? Tramite percorsi, consulenze, coaching, affiancamenti, questi personali direttamente con me. Invece poi ho attivato anche per un ristretto numero di persone la possibilità di partecipare a quella che chiamo la mia masterclass, ovvero 12 incontri, un'ora a settimana per 12 settimane, quindi 3 mesi se non vado errato, sì, nel quale insegno la seduzione dalla A alla Z, ti spiego tutto quello che devi sapere per saperci fare con le donne al giorno d'oggi. A chi mi rivolgo? Agli uomini, solo uomini, dai 30 a 35 anni in su, quindi diciamo a partire dai miei coetanei, perché ne ho 34, a tutti coloro che si sentono in una situazione non troppo bella, che cominciano a sentirsi adulti, cominciano a vedersi cadere un po' i capelli, sbiancarsi un po', incicciarsi un po', impoltronirsi un po' e vorrebbero sistemarsi, magari sono ancora single, magari sono ancora vergini, ne ho conosciuti tanti, magari hanno appena finito una relazione, una storia d'amore, un matrimonio, magari sono vedovi e vogliono ributtarsi nel mondo della seduzione, degli approcci e non sanno come fare perché appunto hanno passato magari la vita con la stessa donna e non hanno passato la fase degli approcci, non hanno conosciuto la fase degli ultimi 10-15 anni delle chat, della app dating e quindi vogliono tornare sul pezzo, vogliono tornare a essere attivi, contemporanei e sapere come approcciare ragazze. Anche delle 20-25 anni, se uno ha 40 anni, ci sta che sia interessato a 20-25 anni e se non sa comunicare come loro accettano la comunicazione, non se ne fa nulla. Non importa che tu sia grande, ricco, se non parli come loro, non sai come funzionano le dinamiche sentimentali con le ragazze, perché hanno diversi linguaggi di diverse età, non ne possiamo uscire. Quindi io sono la persona che può aiutarti. Nel caso volessi appunto sapere di più su questa cosa, link in descrizione, e parli con la mia fantastica assistente che sa darti tutte le delucidazioni sia sui miei percorsi personali in affiancamento sia per la masterclass. Ovviamente tutto questo che faccio è a pagamento perché è il mio lavoro. Bene, argomento di oggi. Per me tutti gli argomenti sono bene o male cose che io do per scontato, ma sono sicuro che per molti di voi non lo sono affatto. Quindi io mi rivolgo agli uomini che principalmente fanno questo errore. Complimentarsi con una donna solo per il fottuto aspetto estetico o fisico o quello che potete vedere. Perché ragazzi è un problema? Perché è un errore grossolano? Partiamo dalle basi, un po' perché lo fanno tutti e se una cosa la fanno tutti molto probabilmente è sbagliata e molto probabilmente ha perso di efficacia. Perché? Perché non siete più diversi. Il punto fondamentale, le cose che io ripeto spesso, sono appunto la differenziazione, il diversificarsi, il essere diverso dagli altri. Se tu fai una cosa che fanno tutti, sarai come tutti. E come fai a come fa lei a scegliere te? Non può, perché sei come tutti gli altri, non hai quel cosino, quella cosa che ti fa luccicare gli occhi, che dà quella frizzantezza in più. Quindi se fai quello che fanno tutti, non funziona perché sei uguale agli altri. E questa è solo la base. La seconda cosa che voglio dirti è che questa cosa non funziona più, perché ormai le donne ovunque sono subissate da complimenti facili soprattutto, quindi sanno che alla fine l'uomo nemmeno ci crede ma lo fa, uno con tutte e due per broccolare, per portarsela a letto, non ci crede veramente. E poi la cosa folle è che magari diversificassero anche i complimenti, ma invece no, generici, sei bellissima, sei fantastica e i vari sinonimi. Questa cosa non può funzionare perché li hanno già sentiti tutti e loro sono le prime a dire oh, che noia o a essersi abituate al complimento e quindi non ha più effetto, ti svilisci soltanto a farli, no? Consiglio mio, cambiate, l'ho detto prima, diversificarsi da
quello che fanno tutti gli altri. Se mi vedi sudare o lucido perché c'è un caldo infernale e non so come altro fare, quindi porta pazienza, soffrirò. Spero ti stia guardando questo video al fresco. Allora, differenziarsi, cosa voglio dire? Vuol dire, se tutti fanno un complimento sulla bellezza in generale, cioè lei è bella, tu fallo su qualcosa di più specifico, punto primo. Quindi qualcosa che puoi vedere, ma che non molti uomini vedono, qualcosa su cui tu hai messo l'occhio, perché sei uno attento ai dettagli, magari un orecchino, magari una sfumatura nei capelli, magari un particolare vestito, tutte cose che non sono associabili al sei bellissima, ma che la rendono bellissima o bella, senza dirglielo ovviamente, no? Perché alla fine fai la stessa cosa, se dici quella gonna è bellissima, quella gonna ti rende bellissima, magnifica, tutti i sinonimi, no, devi dire quella gonna ti sta davvero bene, sembri quasi un personaggio di un cartone animato per questo e quest'altro. Io ho fatto un complimento, però l'ho anche motivato e alla fine ci ho fatto una mezza battutina per scherzare, per introdurre quello che è il flirt. Ne parleremo in un altro video. Questa è la prima cosa che ti consiglio di fare. La seconda è non fare complimenti sul fisico. E molti di voi mi staranno dicendo, oh, si possono fare anche complimenti su qualcosa di non fisico? Certo, amico mio, perché? Perché molti si soffermano superficialmente a guardare la ragazza con gli occhi e a complimentarsi sulle prime cose che hanno... scimmiescamente o alla fantozia ti vengono, perché dici, ah, oh, che belle pere, però non posso dire che belle tette perché no, quello è porco, dico sei fantastica, sei bellissima, stesso effetto, nel senso non passi come porco magari, però passi come un disperato che ci vuole solo provare. No, soffermati su qualcosa di insindacabile, che non puoi vedere. Insindacabile è forse un termine sbagliato, ma nel senso che devi sentirlo come un apprezzo molto la tua genialità, la tua simpatia o qualcosa di che non si possa vedere, la simpatia, il quanto sia frizzante, ti faccia ridere, sia onesta, sia tutte queste cose qua. E qual è però il punto focale? È che queste cose non si possono andare a notare in una foto Instagram di una ragazza, perché quella ragazza non la conosci, quindi non ha senso scrivere sei molto simpatica. Da cosa lo deduci? Perché hai fatto una foto sorridendo? Ti sembra simpatica? È finto, e passi per finto. No, non devi fare questo. Devi farlo soprattutto dopo che la ragazza si è meritata il complimento e magari l'hai conosciuta un minimo. Cioè io posso dire che è simpatica se faccio una chat con lei e dalle sue battute trasuda simpatia, allora lì sì che ha senso. Ma se io tornisco con sei simpatica, sanno che sto fingendo. Quindi ragazzi, questo è per dirvi, c'era il tranello, avete visto prima. Io dico ragazzi, ma intendo signori, uomini, devo impegnarmi a dire uomini, forti, uomini, forti. Il punto qual è? È fare complimenti diversi dagli altri, punto primo. Farli su qualcosa che non sia fisico, ma farli quando si merita e quando ha senso farli, perché l'avete notata, l'avete ascoltata, quindi fate anche vedere che siete attenti. Se lo fate preventivamente, o siete degli spioni che l'hanno seguita ovunque, quindi sanno per certo che è simpatica, però lei non vi conosce perché magari sta dall'altra parte di uno schermo, oppure vi conosce appena, come fa questo qua a sapere che sono simpatica? Non lo sa. E quindi pensa che lo diate per scontato o che lo facciate per rabbonirvela, si dice, per coccolarvela, per leccarvela un po'. Non dovete fare così, perché perde tutto il significato. Quindi smettete di fare complimenti fisici, punto primo, smettete di usare paroloni ormai stuprati come bellissima, fantastica, a me non ha più senso, cioè avrebbe quasi più senso dire sei molto carina, perché non lo usa nessuno, oppure lo usano quelli che sono un po' timidi e non vogliono strafare, ma ormai i complimenti legati alla bellezza o i vari sinonimi ormai sono, io dico stuprati per dire non se ne può più, e loro non ne possono più e non gli fa più effetto, cioè gli passa attraverso perché li hanno già sentiti, perché dicono... Sì, è sempre la stessa roba, mi spinge sempre la stessa cosa, mi stufa. Quindi cosa fare? State più attenti ai dettagli, sia visivi, sia del comportamento. Se ci parlate a questa signora che avete conosciuto, vi hanno presentato, se fate un discorso bello, pieno, ricco, vi sentite che una persona che ha degli argomenti, dite, cavolo, è la prima volta che da dopo tanto tempo che parlo con una donna così ricca di argomenti e spunti interessanti che mi facciano riflettere. Sono contento perché raramente trovo una persona che mi faccia riflettere. È fantastico questo complimento. È un complimento alla sua intelligenza, non lo fa nessuno. Vuol dire che io non sono lì per le sue tette, ma sono lì per il suo cervello. Ed è questo che fotte la loro mente, paradossalmente, e che poi ti farà fottere il loro corpo. E come vedi, io adesso neanche non ricordo più, lo rivedrai tu mandando il video indietro,
io non guardo, l'ho improvvisato totalmente e non ho fatto un complimento, una parola che può fare anche un babbuino, ho fatto un'elaborazione verbale più complessa, una cosa più complessa che fa vedere che ci credo, che l'ho pensata e che l'ho trovato quel dettaglio da raccontare, quindi ci credo veramente, non il banale, sei bellissima, perché è scontato, perché è quello già pronto in canna per essere sparato, che lei sa che l'uomo medio usa e non dovresti usare con lei, perché lei, se tu fai così, cosa che mi sono indicato di dire in un altro video, ma te lo dico a te in esclusiva, si sente come tutte le altre. Se tu fai un complimento che fai a tutte, o che si sente che tutti fanno a tutti, a tutte, lei dice, ah cavolo, mi tratta come tutte le altre. No, la donna vuole essere trattata come unica, come speciale. È lì che quando capirà che tu la tratti così, con giusti accorgimenti, perché se pensi solo che sia speciale, la tratti come speciale, te la bruci, ma seguimi. Solo se capisce che tu sei veramente lì, presente, che l'ascolti e non che la guardi pensando tu che te la scopi, ma l'ascolti e pensi cavolo, è veramente interessante, e glielo dici, glielo percepisci, oh che bello, finalmente una persona che ha piacere a parlare con me sinceramente ed è tosta. Questo vale anche per i difettucci che potete un po' prendere in giro o dire, ovviamente, per ogni tanto creare un po' di alti e bassi emotivi, non solo complimenti, altrimenti solo positività, solo lei comunque scappa via. Ne parliamo in un altro video, perché altrimenti diventa lunghissimo, l'argomento è complicatissimo, eccetera eccetera. Se volessi accelerare i tempi e sapere subito dove hai sbagliato magari un tuo vecchio rapporto o conoscenza o la fine di una tua relazione o matrimonio, perché è successo, e come fare per ritornare in pista e riconquistare una ragazza o conquistare una ragazza, una donna che hai conosciuto, che ti hanno presentato, che c'è in ufficio, ovunque, e non sai come fare, vuoi avere le informazioni su cose e una persona che ti affianchi, ci sono io, i miei percorsi, consulenze, eccetera. Se vuoi un percorso che ti insegni invece la seduzione dalla A alla Z, dove puoi appunto fare come se fossimo veramente a scuola, ti ricordi quando eri a scuola 40 anni fa? Ok, allora per quello c'è la masterclass. In entrambi i casi clicca nel link che trovi qua sotto in descrizione per parlare con la mia assistente, che ti dirà tutte le informazioni che ti servono per entrare, per partecipare, eccetera eccetera. Sappi che ovviamente sono tutte cose a pagamento, perché è il mio lavoro. Detto ciò, mi raccomando, fai pratica, accorgiti dei dettagli e non essere banale, scontato, almeno non fare come fanno tutti, che è solo così che vincerai.